Poi c'era anche il padre Giuseppe Pio Martin, comunemente chiamato Bill, che era americano, non so se ne avete sentito parlare, no? Era venuto in Italia così casualmente come turista e, diciamo, fu fulminato dallo sguardo penetrante di padre Pio. Lui non diceva una parola in italiano, padre Pio non capiva una parola in inglese, ma si capirono lo stesso, e Bill rimase per sempre a San Rotondo, divenne una specie di guardia del corpo di padre Pio. Poi morto padre Pio, è diventato sacerdote cappuccino ed è rimasto in questo santuario come corrispondente della rivista in inglese Voce di padre Pio. È rimasto abbastanza famoso Bill soprattutto in occasione dell'ultima santa messa celebrata da padre Pio. Che padre Pio, se avete visto in qualche filmato in quell'occasione, cominciò a barcollare e stava per cadere, se non che si ritrovò fra le braccia potenti di Bill l'americano. E anche Bill l'americano fu ritenuto maturo per il cielo all'età di 60 anni, sono passati già diversi anni. Poi un altro giovane, padre Leone Di Maggio, anche da San Giovanni Rotondo, l'anno dopo che fu consacrato il partito per l'Africa ed è stato circa 40 anni come missionario. Adesso da 4-5 anni è cappellano della parrocchia annessa a questo santuario. E poi il quarto chi era? Il quarto ero io, l'ultimo della fila, il più indegno. Allora ci affidiamo alle vostre preghiere. Bill e Giovanni per il suffragio, io e Leone per continuare a testimoniare nel migliore possibile l'amore di Dio.